i suoi sentieri. È il grido di Giovanni il Battista che viene fuori dal Vangelo di Marco di questa seconda domenica di Avvento. Giovanni il Battista nel deserto, con uno stile di sobrietà grande nel vestito e nel presentarsi agli altri, grida: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, citando il libro del profeta Isaia. Che cosa vuol dire preparare la via del Signore? In che modo dobbiamo raddrizzare i sentieri? Quali sono i sentieri da raddrizzare? È tutta la nostra esistenza, nella quale ci sono montagne che impediscono l'incontro con Dio, dal peccato alle nostre distrazioni, alla fatica quotidiana che ci distrae dal Signore e non ci fa riconoscere la sua presenza negli avvenimenti quotidiani, negli incontri che prepara per noi, e nella stessa preghiera rischiamo di essere così distratti da non riconoscerlo più. Raddrizzare i sentieri significa per noi ritrovare l'essenziale, incominciare a spogliarci da tutte quelle marginalità che la società contemporanea vuole farci apparire come realtà essenziali, ma distraendoci da ciò che è veramente essenziale, che è la nostra felicità, la felicità di ciascuno di noi, che la si può ritrovare solo in Gesù. E se noi incontriamo Gesù e viviamo questa felicità, impariamo a portarla anche agli altri. Gli altri vengono contagiati da questa felicità. Consolate, consolate il mio popolo, dice la prima lettura nel libro del profeta Isaia di questa domenica. E il popolo del mondo contemporaneo va molto consolato dalle tribolazioni che vive. E invece tante volte desideriamo una consolazione solo per noi, in maniera singola, nelle società che viviamo, nelle nostre nazioni. Guardiamo sempre a un interesse proprio, quando ci sono tanti popoli nel mondo che tendono la mano in attesa di un aiuto. Pensiamo alle tante persone che sbarcano sulle nostre coste e che vengono viste ancora con tanta indifferenza. E allora accogliere gli altri nel servire e incontrare Gesù, l'unico che può rendere felice la nostra vita e piena nella quotidianità. Ricorda che solo nell'incontro con Gesù puoi vivere una vita felice, e ricorda che tante volte questo incontro è ostacolato da tanti aspetti che, se rimossi, la nostra vita si rischiava. Buona domenica.